Ora apriamo un file che si chiama 15, il file Albatross, è un file commerciale di 3ds Max. Troviamo un'astronave che ha un numero di poligoni importante. Se io devo inserire questo oggetto all'interno della simulazione, faremo un po' fatica, però possiamo provare a inserire all'interno della simulazione. Selezioniamo un oggetto dinamico con il nostro oggetto selezionato, Selected Dynamics Rigid Body. Lui ci mette un po' perché deve analizzare tutta questa forma, quindi all'inizio vi dirà che non risponde, perché sta facendo appunto il calcolo. Una volta che ha fatto il calcolo, lui ha già ottimizzato questa forma. Quindi significa che se io lancio la simulazione, lo facciamo direttamente magari qua in questa viewport, disattivando gli edge faces, eccoci qua, lui ha un contenimento che è quello che vediamo rappresentato. Quindi riuscirà a fare la simulazione perché esiste appunto questo contenimento che è una approssimazione della forma. Questa approssimazione della forma la troviamo direttamente qui all'interno, dove abbiamo 32 vertici all'interno della mesh. Abbiamo visto che inflation non è altro che la possibilità di aumentare quelle che sono le dimensioni di questa forma, quindi si espande volendo la forma, la riporto a 0 in questo caso. Ci vuole anche un attimo qua perché è abbastanza complesso l'oggetto. Possiamo generare la forma sulla superficie o generare questa forma in relazione a dei vertici, quindi cambierà il metodo di generazione del physical mesh. Su surface comunque va benissimo. E poi abbiamo la possibilità di modificare quello che è il numero dei vertici, quindi io qui posso inserire 50 e modificare questa forma. Vedete che si sono spostati questi vertici quando io ho inserito 50, proprio perché adesso ci sono 50 vertici, quindi significa che abbiamo una interpretazione, come dire, migliore di quella che è la forma stessa, perché chiaramente più vertici io inserisco, ad esempio qua gli dico 100, qui abbiamo il muso che è approssimato in un certo modo, lui farà tutta una serie di calcoli, ecco qua, e reinserisce una quantità di vertici superiori, questo per avere una mesh più rifinita, una physical mesh più rifinita durante la simulazione, quindi gestisce meglio quelli che sono ad esempio gli spigoli, il muso. Tutto dipende da come deve essere l'animazione all'interno della collisione stessa. Ci sono però anche altri metodi per generare delle forme direttamente dalle mesh fisiche che vedremo tra poco.